Occasione per Virvis spostato sulla sinistra. Malizia è bravissimo. Dopo un corner di Fanna, palla buona per Cucureddu, ma anche stavolta il portiere del Perugia conquista un sacco di applausi. Batte Scanziani, Malizia vola in tuffo, Scanziani insiste e Malizia cucciutamente. Un colpo di testa di Scirea dopo un corner di Causio. Non lo preoccupava, ha dichiarato Valcareggi. Completamente diversa. Il primo tempo si è giocato letteralmente sulla destra e cross respinto da Malizia, tiro in corsa di Causio e palla che incrociava. Impegna Malizia dal limite dell'area. Il Perugia sulla rimessa si mette in angolo. Il Verona cerca di sbloccare il risultato su calcio piazzato, ma... Mentre 9 minuti dopo, lo stesso Braia impegnava Malizia... ...che problema di equilibrio tattico al centrocampo. ...sa anche sui palloni più difficili. Malizia si leva di somma e Malizia salva con una prodigiosa deviazione. Treesimo è Malizia a deviare in angolo una con Torino e sentenzia il momento delicatissimo dei perugini. Quella di Bartolomei era sotterra perché l'ho vista all'ultimo momento. Falcao ha tirato un calcio piazzato alla sua maniera, ma Malizia era sempre lì pronto alla parata. Campo di avere le armi giuste per uscire al più presto dalle posizioni difficili della classifica. Oltre che bravo, anche saggio il buon Malizia. Sapeva che il gol per la Roma non era poi tanto. Malizia ad opporsi strenuamente al tiro di Nela. Cross a rientrare di Beccalossi dal fondo. Un minuto sul secondo tiro Malizia è stato pronto a ribattere il pallone. Il tiro di Pruzzo. 20, eccone un altro di Malizia che devia un colpo di testa di Romano. Con il contropiede con Cantarutti, Malizia esce bene e respinge di... Impegno creato da Nobili per Malizia. Portiere Malizia che qui respinge distinto una fucilata di Marangon e la tattica di Petaranno 12, sui quali svetta implacabile il solito Malizia che di pugno o di piede spegne nella gola della folla l'urla. Esaminiamo le ultime partite. In casa ha vinto con pieno merito, è successo contro il Verona. Bruno Bolti ritiene che la sua squadra abbia perso una grande occasione, pericolosi in alcune occasioni e Malizia ha dovuto mettere insieme bravura. I romagnoli invece si sono spinti in avanti con maggior frequenza ed hanno sfiorato. Duesimo, Malizia andava addirittura a sbattere contro il palo, per fortuna senza gravi conseguenze, per salvare il microfono di Carmelo Alfonso, mentre Chiorri, sentito da Alfredo. E alla mezz'ora il portiere perugino sfoderava ancora tutta la sua bravura per salvare sulla mezza rovesciata di Calloni. E... ...di Cordova. Malizia para con sicurezza. È il portiere Malizia, tempista e abile nell'opporsi alle...